Mauro Bergamasco, sono passate 3 settimane dal tuo infortunio in campo a Perpignan, come stai? L'infortunio progredisce molto bene, un esame di controllo fatto ieri dice che l'ematoma comunque è molto ridotto, c'è ancora presente la lesione che però si potrà risolvere in pochi giorni. Conclusa l'ottava settimana di preparazione per le zebre, come stanno le zebre? Le zebre sono affamate, nel senso che hanno voglia di cominciare la competizione. 8 settimane di preparazione sono lunghe e sono state molto intense e quindi c'è proprio la voglia da parte di tutti, dei più sperimentati, dei più giovani, di cominciare la competizione per così mostrare che questa nuova compagine ha già qualcosa da dire. In terza linea sei il giocatore con più esperienza, qual è il tuo ruolo insieme ai giovani che compongono questo reparto delle zebre? Il mio ruolo è di giocare, di giocatore, no? Essenzialmente. E poi è importante che ci sia un'ottima connessione e complementarietà tra i giocatori più anziani, in questo caso parlo di me, e i più giovani, perché è bene che loro portino ancora il loro entusiasmo, la loro voglia di apprendere ancora di più. E da parte mia ovviamente l'esperienza e ovviamente avendo anche loro a fianco a me di poter per osmosi avere la loro motivazione e quindi che tutti quanti ci possiamo spingere verso l'alto, verso una performance sempre maggiore. Questo mix infatti di giovani e giocatori di esperienza nelle prime uscite ha dato risultati positivi. Chi è il giovane che ti ha impressionato di più? Beh, ad oggi non ce n'è uno in particolare, credo che si debba comunque elogiare il fatto che comunque tutti quanti i ragazzi, i più giovani, anche quelli che non avevano avuto esperienza ancora nella franchigia o comunque in alto livello, stanno lavorando moltissimo per arrivare tutti quanti ad essere disponibili per il compagno di squadra. Questo è uno spirito, un'attitudine molto importante, soprattutto in questa squadra delle zebre che ha bisogno fin da subito di trovare una dimensione personale e un carattere personale. Quindi li sto aspettando al varco, alle prime competizioni per vedere la loro, in qualche maniera, quando scioglieranno così le briglie ai cavalli per riuscire a dare il meglio nella loro performance. Parliamo dunque delle due competizioni che ci aspettano in questa stagione, la Rabo Direct Pro 12 che ti ha visto esordire l'anno scorso nella tua prima stagione, 6 presenze, com'è questo campionato che ti vede alla sua seconda stagione? Beh, è un campionato molto duro, ovviamente, ci troviamo a scontrarci comunque con delle squadre che sono nell'alto livello del rugby europeo e che ovviamente sono le squadre che ambiscono al campionato europeo, giustamente, alla Heineken Cup. Quindi è estremamente intenso per il numero di partite da giocare e ovviamente per l'importanza tecnica del gioco che viene espresso e fisica soprattutto, perché sono tutte squadre che nel panorama europeo hanno qualcosa da dire, soprattutto anche fisicamente. Quindi io l'anno scorso ho avuto la possibilità di fare qualche presenza ed effettivamente è un campionato simpatico, molto bello da giocare e vario, perché comunque si toccano diversi paesi e quindi diverse tipologie di espressione di rugby. Mentre invece l'Heineken Cup ti ha visto protagonista in tutte le tue vecchie formazioni, dal Petrarca Padova a Benetton Treviso, Stade Français, oltre 10 stagioni di presenze per te in questa, nella principale Coppa Europea per club. Sì, come dicevo prima, è una competizione estremamente importante, è un palcoscenico di altissimo livello per tutte quante le squadre, è veramente una grossa opportunità per tutti quanti noi come squadre, ma come giocatori e come singoli, poter partecipare ad una competizione come la Heineken Cup, perché ti mette veramente a confronto con un rugby di alto livello e ti prepara mentalmente, fisicamente e attitudinalmente ad un'eventuale carriera internazionale. Dopo aver raggiunto tanti obiettivi a livello personale a 33 anni, qual è l'obiettivo di questa stagione in generale per Mauro Bergamasco? Beh, generalmente è quello di continuare a prendere piacere nel giocare a rugby. Questo, il rugby, oltre ad essere una passione e un lavoro, ovviamente è uno stile di vita. Di conseguenza è importante riuscire a continuare a divertirsi all'interno. Quindi questo è un obiettivo molto importante. Quando c'è il divertimento, lo star bene all'interno di una squadra, con i compagni di squadra, con lo staff, con tutti quelli che contribuiscono ovviamente all'ottima riuscita di questo progetto, ovviamente è molto importante. Per me personalmente
sono le ultime stagioni ovviamente della mia carriera ed ho bisogno ovviamente di variare, di avere nuove motivazioni, nuovi stimoli, perché io personalmente riesco a dare il massimo a questa squadra di quello che sto cercando e quello che sto trovando, e quindi mi auguro di riuscire allo stesso tempo a dare moltissimo a questa squadra. Hai esordito in nazionale nel 98, sta per cominciare dunque la tua 15ª stagione azzurra, e cosa ti aspetti? Beh, mi aspetto da me stesso di essere ancora pronto e utile alla nazionale di quest'anno. È un obiettivo personale la maglia azzurra, è quello che è uno degli obiettivi fondamentali, principali, che ovviamente mi spingono a lavorare ogni giorno. Ovviamente è l'obiettivo massimo, assieme a quello delle grandi competizioni con il club. Quindi mi auguro, e l'obiettivo fondamentale è quello di arrivare più in là possibile. Detieni il record di 4 mondiali consecutivi dal 99 al 2011, un pensiero ai prossimi mondiali inglesi 2015? Il pensiero c'è, credo che ci sia la possibilità, volendo, di arrivare al 2015 e di avere le condizioni, no? Da poter competere, per poter competere, per poter far parte della squadra che andrà al mondiale. Questo è un altro dei miei obiettivi molto importanti, legati alla maglia azzurra, legati alla mia attività con il club, quindi con le Zebre. E quindi il pensiero ce lo faccio sicuramente. È tra 3 anni, ma si comincia a lavorare da adesso, essendo disponibile fin da subito con la squadra, e con la squadra delle Zebre, e potendo quindi giocare al massimo livello finora. Un'ultima domanda, Mauro: la casa delle Zebre e Parma, qual è il rapporto e quali sono le aspettative verso questa città? Credo che Parma si stia accorgendo dell'esistenza di questa squadra. Spesso camminando anche per la strada si incontrano futuri fan che salutano, e inneggiando anche alle Zebre. Quindi è importante che Parma riesca a far propria, no, questa squadra, ed è importante che le Zebre riescano in qualche maniera a farsi amare, no? Quindi aspettiamo già il pubblico numeroso dalla prima occasione, no? Tra 2 settimane a Muletolo, allo stadio, per poter così cominciare questo nuovo viaggio assieme. Grazie Mauro, e buon lavoro e buona stagione 2012-2013. Grazie a voi.